Sarà riaperta la viabilità mercoledì 24 aprile, dalle ore 6, la galleria di Colle Marino in direzione nord sulla 14 tra i comuni di Roseto degli Abruzzi e Pineto. Un lungo lavoro, quello portato avanti da Autostrade per l'Italia, partito nel 2022. Allora, noi adesso questa galleria la apriamo il 24 mattina alle 6, quindi fra due giorni. La apriamo, in realtà poi i cantieri non verranno disposti per tutto il periodo di questo ponte del 24 aprile, 25 aprile e del 1 maggio. Lavoreremo poi per circa un mesetto, iniziando le attività sull'altra canna, però poi nel periodo estivo, come sapete, noi i cantieri più importanti li solleviamo, quindi riprenderemo con le attività intorno alla metà di settembre. L'opera, uno sviluppo complessivo di quasi un chilometro, ASPI, la società concessionaria, ha portato avanti l'intervento di rinnovo strutturale dei rivestimenti su tutto lo sviluppo longitudinale, dalla calotta all'arco rovescio. Per attuare l'intervento è stato previsto l'abbassamento della piattaforma stradale di circa 65 cm e la predisposizione di un sistema di impermeabilizzazione. Un piano complesso che, grazie a un investimento di 30 milioni di euro, consentirà di allungare la vita dell'opera di altri 50 anni. Mentre a settembre, visto lo stop dei lavori per l'estate, verranno avviati gli interventi sull'altra galleria in direzione sud. Certamente una giornata storica, perché la portata del nostro piano di ammodernamento dell'asset esistente è una portata decisamente importante. Le gallerie in Italia sono tantissime, solo sulla nostra rete ne abbiamo 600. Questa è una galleria che non era impermeabilizzata, di un chilometro, quindi una galleria molto lunga, complessa, che noi abbiamo riportato completamente a nuovo. Abbiamo rifatto l'arco rovescio, la parte che sta sotto i nostri piedi, abbiamo rifatto interamente la calotta, l'abbiamo impermeabilizzata e le abbiamo di fatto restituito 50 anni di vita utile. È un asset nuovo, dotato anche dei sistemi impiantistici di ultima generazione, dall'antincendio alla raccolta dei reflui. Quindi una galleria fatta secondo lo state of the art attuale e di nuovo con 50 anni di vita utile, completamente nuova. Sì, una bella giornata, si riapre una galleria importante, abbiamo sopportato lunghi disagi, altri ne dovremo sopportare, ma è chiaro che questi sono interventi che andavano fatti per la sicurezza di tutti. Oggi siamo davanti a un'opera importante, un'opera moderna, un'opera che consentirà di avere per i prossimi 50 anni una viabilità sicura e una viabilità che non consentirà di correre rischi. Un'altra cosa importante che oggi rappresenterò anche ai dirigenti di ASPI è che bisogna accelerare sul progetto della terza corsia nel tratto abruzzese. Questo è stato un punto fondamentale della nostra azione di governo, lo sarà per i prossimi 5 anni, c'è già un impegno del Presidente Meloni in tal senso, su questo dobbiamo accelerare.